fagioli cornetto, lievita coste, patate rubate, gnocchetti. Oh, ho dimenticato di portarti i pomodori. Come? Oh, i pomodori. Ho dimenticato di portarli. Ah, i pomodori, il miele anche. Yes. Ok. Un pochino di brodo. Un pollo e poi di brodo vegetale. Voilà. Tieni. Ok. Sì. Pesto di basilico fresco. Ok, vivi. Allora, cosa è dentro questo pesto? Basilico, grana, pinoli, pecorino sardo, olio, sale, pepe, aceto. E le faccette per domani. Cosa è qualcosa lì? Una crema di verdure. Minestrone di verdure all'ortolana. Anche qua un filo di olio. Dai un gioco di colore e un pochino di porzione. Andiamo con una bella bellezza. Un pochino di parmigiano. Ricotta vaccina, pere al vino rosso. Già fritta, ricordatemi. Sì. Il prezzemolo. Pasta al pesto, la zuppa, sì, hanno due formaggi misti, sono fuori dentro di me. Quando sarei di cotto. Ok. Ok, altri due formaggi li faccio io. Sì, qui è un posto proprio bello. Formaggio di capra. Ha chiamato due formaggi, la vivi? Esatto. Due fette di taleggio. Sono pronti in un minuto. Pecora semigrasso, una fetta di brie, possiamo metterli grossi.
sardine. Wow, questo lo immagino. Devi dirmi tutto di tutto che... tutte le cose che stai facendo. Ok, benissimo. Quindi... fermiamoci. Qualsiasi cosa, cosa stiamo per fare? Sì, sì. Cosa è tutto? Da dove arrivate? Fai. Adesso stai pretendendo troppo, niente. Sì, sì, oh, solo per... Stiamo sfogliando. Crea qualcosa dalla tua testa. Ok. Sfogliamo le erbe del mio orto. E quale... Ok, poi prezzemolo della salvia del spaghetto. Ok. Mi lancio un po' di aglio e pepe in grani. Ok, saranno le erbe che faremo il ripieno per la pancetta. Ok, ripieno bello saporito. Quando parli, apri la bocca un po' più e anche parla del stomaco. Così. Cosa fa con lo stomaco? No, fai... Ah, non so come spiegare anche in inglese. Prendi più aria? Prendi più aria, sì. Più tranquillo, prendi un po' più aria e spingi un po'. No, basta, io scudo per gente. ma cerca di parlare più... Allora, invece di parlare così, parla più alto così. Ok, va bene Joy, così va sì, bene. Sì, un po' più. Va bene? Di più? Ma sei matto? Prendere da giù. Da giù? Sì. Ok. Perfetta. Va bene? Sì. Ma un po' da... Perché stai... Al momento stai parlando da... Direttamente dalla gola, sì, o anche dal tuo naso. Invece devi fare finta di urlare, ma non, ovviamente non noi. Perché ho paura che non mi vengono le parole giuste, no? Chi se ne frega? Dire, questo è il mio cazzo di aglio, ma solo per dire, i dettagli non sono... Le cose okay. Più importanti. Possiamo fare mille prove. Ok, va bene. Schiacciamo l'aglio. Bene così? Sì. Ok. Poi andiamo a tritare insieme le erbe e insieme al pepe in grani. Trac, trac e trac. Ok. Se la gente ascoltava le parole, Berlusconi non mai è stato davanti una telecamera. Ma invece, lui è fortissimo per quello, perché lui dice le cose forti e basta. Un bastardo. È un proprio pezzo di merda, ma mezzo della gente adorano. Ok. Solo perché lui... Parla in un modo... Lui convince la gente. Sì, lui convince la gente. E quasi tutti questi chef di merda sul TV non capiscono niente, ma parlano in un modo decente, ma neanche decente, in un modo forte. E basta. È solo quello. Una volta pelato il nostro aglio! Sì. Oh no, ma... Il mio vulcano di erbe. Ah, ok. Ok, gli aggiungiamo del pepe in grani. Prendiamo un bel trinciante, spesso, grosso e affilato. E cominciamo a sminuzzare tutto. Questo sarà il ripieno della nostra pancetta di maiale.
che andremo a cuocere al forno a bassa temperatura tutta la notte. Ok. Ok, allora fammi vedere la grandezza dei pezzi lì in tua mano. Allora, ok. Deve essere. Dimmi perché deve essere così come grande tutto quello. No, non deve essere così, deve essere ancora più fine. Ok. Ok, continuiamo a sminuzzarlo fino a che otteniamo la grandezza, la tritura che vogliamo. Ok. Okay. L'unica cosa che manca adesso è il sale. Un pochino di sale. Allora, quale tipo di sale meno da usare? Mettiamo un sale grosso, noi mettiamo un sale grosso dalla cucina. Sale grosso dalla cucina o dal mare o. Sale grosso del mare per la cucina. Iodato? Abbiamo anche il nostro aiuto. Ok, uso sale grosso perché andrà a sciogliersi in cottura. Ok. Quindi ci interessa la grandezza del sale. Oh. Abbiamo il nostro tritto di erbe. Ok. Benissimo. Sono pancette di maiale che abitualmente le vediamo stagionate, arrotolate o lisce. 1, 2, 3, 4. Ok. Allora, da quale parte della pancetta del maiale? Questa. Ok. Cool. Dalla pancia. Dalla pancia, va bene? Cool. Allora, la lavorazione che dobbiamo fare adesso consiste nell'aprirle nuovamente. Ok. Adesso bisogna aprirle. Facciamo un'incisione in una parte e l'apriamo come fosse un libro naturalmente di cucina. Ok. Incidiamo fino al fondo senza paura che ci siano delle imprecisioni. Ok. Ok. Ne teniamo una grande il doppio. Benissimo. Pancetta aperta, i nostri aromi. Allora fammi vedere i aromi in mano. Ok, questa è la grandezza che volevamo, leggermente triturati. Massaggiamo bene la nostra pancetta per far sì che gli aromi entrano. Massaggiala un po' più piano. Ok. Cool. La richiudiamo come fosse una liquirizia. Ok? E questa è la prima pancetta. Cool. Sì, ecco.
quello che vuoi. Fai una cagiola, mangia. Prendiamo una. Guarda che brutta questa. Fa schifo, vabbè, fa niente. Stesso lavoro, la incidiamo. Ok, frillato. Benissimo, trattati. Spezziamo. Ok, possiamo anche prepararle tutte. Una, facciamo sopra. Allora, come si capisce che la carne è buona? La carne è buona, la capiamo dalla consistenza, dal colore, dal profumo del grasso soprattutto, e poi da come, come ci risponde al taglio coltello. Ok. Allora, come si risponde al taglio del coltello quando la carne non è buona? Senti che urla. Senti che il grasso si taglia. Si rompe invece di. Si taglia. Non uccidere una persona. Ok. Il lavoro. Tracchiti. Questi sono i dettagli che hai in mente, ma da spiegare è un po'. Che un po' difficile. Ah, oh, sì. Che ci stavo aspettando? Ok. Ok. Vediamo come. Ok, una volta aperti i nostri libri. 1, 2 e 3. Stesso discorso con le erbe. Prima cospargiamo tutto abbondantemente. Diciamo che questa è un po' una rivisitazione della porchetta, fatta solo con la parte della pancia arricchita di erbe, cotta in forno piano piano. Quanto tempo? La cuociamo tutta la notte, mezzanotte, e la tiro fuori domani mattina. E così con i forni, solo i forni commerciali o anche quelli da casa? Si può fare anche con un forno da casa, può stare a 80 gradi a calore, perché il vapore sicuramente non c'è. Allora, la rotoliamo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, nove. E l'ultimo. Mi passi lo spago, Barbara? Adesso le leghiamo come degli arrosti per farle stare insieme, teniamo compatte.
però far scappare il nostro R. Ok. Ci sono molti modi per legare un arrosto. Ognuno sceglie quello che gli piace di più o che ha imparato. Mi fai un nodo più piano la prossima. Gli altri fai come vuoi. Mi hai portato via la placca? No. Pronto? Ok, lo appoggiamo. Ok. Ok. Dimmi cosa sono esternamente per far sì che tutto il sangue, le sostanze nutrizionali restano all'interno. Okay. Allora, quale tipo di carne, da quale parte dell'animale, okay. Cosa stai mettendo su? Stiamo cucendo dei controfiletti di manzo e un filetto di manzo. Fanno parte del rosso dell'animale. Okay. E lungo la costola, lungo il costato. Un filo di olio che aiuta a rotolare meglio. Quale tipo di olio? Ok, usiamo dell'olio di semi, okay. Che è meno saporito, un punto di fumo più alto. Qua. Allora, quale tipo di seme? Ah, sì, semi vari, Joy. Ok. Semi vari. Può usare benissimo un olio di palma e assolutamente no dell'olio extravergine, che è più aromatico e meno indicato per le fritture, le tue lavorature. Allora, adesso proviamo in inglese. All right. Cool. We put just a little oil. Okay. No, no virgin. No virgin oil, eh? Yeah, what? Oh, what kind of oil? Mixed oil of semi. Oh, yeah, done. Yeah. Nick, yeah, what do you call it? You wanna kill me tonight. Continua gli occhetti che so che affettati, niente shot. Ok. No, allora metti in inglese vuoi? Try it. Right. It'll make everything else seem easier. Right. You put just a little oil, no extra virgin oil in the saute, in the sartén. Yep. Okay. Here we have the beef meat from the raw beef piece. We put salting, pepper, and we cook for a couple of minutes in every side of the meat. Oh yeah, on both sides. Yep. Better if you cook in English, I think so. We put on a little grease. Okay.
We'll finish to cook in the oven for a couple of minutes. Alright. We are ready for put inside. Great. All right. 214 degrees. Alright. For how long? You can also use I don't know what the name is inside. What? Oh, a thermometer. Thermometer. Yep. Okay. We fix at 44, 45 degrees. And we wait when it's ready. Come down. 5, 4, 3, 2, 1. Second more. And done. And the customer asked for the potato sauteed. So always already seed oil. What do you call it? Usually it's sunflower seed. Sunflower seed oil, but palm oil. Palm oil? Okay. Palm oil. Yeah, palm oil, or if it's a malt. I don't know what's it called. I don't know. Same with the seed. Fuck you. Very very much. Fuck you very very. Okay, cool. Can you please tell me? Can you shave me a potato, boil it, please? Boiled potato. Boiled potato, please. I need a medium size, alright? Okay. You keep always the kitchen clean. I don't know. Don't touch me, my ass. We have a crazy girl in the kitchen. Okay. Okay, here we are. Uh-oh. And now cosa gli facciamo la Viviana appena pomodoro, dai, così non ce l'ho con i cazzi spetta. Aspetto. Guardate. Ok. Cutting a regular piece the potato, the boiled potato. Okay, 1, 2, 3. Okay. Perfect. Now, okay. The sauté. Dai, un po' di rosmarino, per favore. Butta lì del sole. Aspetta. Lì. Occhio, vero, ok. Ok. We'll make a... It must to be really crunchy, really crispy. The whole thing or only the outside? No, you know the side.
Okay. Remove a lot of two or three times of the paper. When there are three two, we take out, so we serve on the plate. Okay. L'insalata è pronta, vero? Ok, questo è pronto. Dai, un bel tagliere, così.